Porca troia. Hola. Sì, perché ho fatto... E ho risucchiato la saliva intelligentemente. Allora, hola, sapete che devo stare così perché sennò mi sa che va a baglio. Ma me ne potrei anche battere il cazzo, però vabbè. Sapete che ogni tanto a me piace le... Porca troia. Sapete che... Sapete che a me ogni tanto piace leggere libri psicologici che riguardano appunto i comportamenti involontari del corpo che rivelano cose della personalità? E recentemente mi sono appassionata alla fisionomia, non ho confondere con la fisionomia, perché io infatti lì per lì cercando anche in rete poi ho detto ma perché tutti sbagliano e scrivono fisionomia? Perché si chiama così, cretina? E praticamente la fisionomia studia le varie caratteristiche del volto abbinate alle caratteristiche del carattere della persona. Esempio, che ne so, uno con la bocca sottile è un pezzo di merda, uno con la bocca grossa è simpatico. Me lo sto inventando perché ora non mi ricordo, quindi ho deciso di condividere con voi il mio sapere in maniera ovviamente sempre trash, e sottoscrivetemi in quale categoria appartenete e se effettivamente i miei libri ci hanno acchiappato, perché ho preso un po' da un libro che si chiama Il volto ti parla, una cosa del genere, un librino così che mi aveva regalato Simon l'anno scorso, un po' in rete, ed è uscita questa cacata immonda. Quindi cominciamo subito. Allora, partiamo con la fronte. Prima partiamo con la fronte. Allora, le persone con la fronte alta sono persone predisposte più alla teoria che alla pratica. In pratica, parole sono dei fenomeni, ma fatti dei grandissimi coglioni. Parla, parla e poi non concludono un cazzo di niente. Invece le persone con la fronte bassa sono persone estremamente pratiche con buona manualità. If you know what I mean. Dipende dal soggetto. Bravissimi, eravano occhiate come non ci fosse un fucking domani. Persone dalla fronte bassa. Persone dalla fronte ampia sono dotate di grandi qualità intuitive e deduttive. Insomma, i classici scassacazzo irritanti che indovinano qualsiasi cosa, che dici, mica, ma a un certo punto ti viene da pensare, mica, ma porti sfiga veramente te? Cioè, queste doti intuitive, riesci sempre a indovinare come andrà a finire nelle situazioni. E per questo fatto saluta la mia amica Ele, che però non ha la fronte ampia, mi sembra. Però, boh, vabbè, mi sembra che sia il suo quadro, devo farci caso alla sua fronte. Persone con la fronte stretta invece sono dei rompicoglioni per eccellenza e difficilmente vanno d'accordo con le opinioni altrui, ma hanno anche dei difetti ovviamente. Persone con la fronte allungata, di quelli che sono stati tirati fuori dalla fregna della madre con lo sturacesimo, e hanno la fronte così. Ovviamente non vi offendete, è una battuta, no? Perché qua cagano il cazzo di cosa che dici. Persone con la fronte allungata sono persone molto rebelle to life e sono attratte da tutto ciò che è novità, quindi evitateli come la muerte, come la peste, come fidanzati, perché se tanto mi dà tanto, se ogni novità sono attratti, è la prima fregna che passa, è nuova, e ci si cacciano. O un nuovo cazzo, dipende dal vostro orientamento sessuale. Poi la fronte bombata. Le persone con la fronte bombata sono persone che hanno preso una craniata. Allora quello è un bernocolo, quindi lasciate perdere. Oppure, se sono proprio nate così, sono persone ricche di idee ma confuse. Insomma, sono i classici che sbucano proponendo idee geniali agli amici, tipo, ragazzi, ma perché non ci apriamo una pinoleria? Gli amici dicono, no, Tirin, va bene che c'è delle idee, ma fanno tutte cacare. Ecco, quelli sono i fronte bombata. Ora passiamo alle sopracciglia. Persone con le sopracciglia folte, sì, ovviamente si parla di come ci sono base, no? Di come ve le spinzettate, perché allora li barate, di come sono realmente se non ci mettete manina. Persone con le sopracciglia folte sono persone vendicative. E che hanno il cazzo che li gira a tempo zero. Voi gli chiedete ciao come va, vi partono con gli schiaffi in da face, con gli anelli e calci in da culo con gli stivali a punta. Poi le persone con le sopracciglia rade sono la pigritudine fatta a persona. Eccola, perché ho una sopracciglia ogni quarto d'ora di macchina. Si spiegano tante cose. E perché non mi crescono qui. Persone con le sopracciglia quasi assenti sono persone nate deboli, tipo Sarah Kennedy, infatti anche lei c'è una poche, mi sembra. Persone con le sopracciglia unite sono persone gelose, possessive o semplicemente saranno fan di Elio, che cazzo ne so. Persone con le sopracciglia arcuate sono persone false, come il parrucchino di Sandro Maier, o forse anche di più, ma gentili d'animo.
Non ho ben capito questo, cioè, perché hanno messo queste due cose? Si vede che vanno a giorni alterni. Persone con le sopracciglia rettilinee sono persone tenaci e che non si fanno mai i cazzi propri, cioè devono sempre mettere becco alle situazioni. Fate un po' una barcata dei cazzi vostri, sì. Ecco. Persone con le sopracciglia lontane dagli occhi indicano persone deboli e indecise. Eccola, a me quando mi crescono, una ce l'ho qua, è molto bene. Le persone con le sopracciglia ravvicinate, tipo che arrivano qui a pelo pelo, che sono quasi quelle a monosopracciglio, sono persone energiche e diffidenti, ma talmente diffidenti, roba che se voi andate a cagare buttano il cucchiaino nel cesso per assaggiarla perché non sono convinti che sia merda, ma pensano sia cioccolata. Cioè, stiamo parlando di quei livelli lì. Ora parliamo degli occhi. Allora, persone con gli occhi grandi sono intelligenti, dinamiche e intuitive. O semplicemente sono persone che hanno fumato il peggio crack, gli sono venute due occhi a rana. Persone con gli occhi piccoli sono persone curiose ma superficiali. Ora ditemi che cazzo vuol dire sta cosa, ma noi ci fidiamo di chi ne sa di più di noi. Persone con gli occhi rotondi, a palla, sono persone autoritarie, colleriche, col cazzo girato perennemente. Poi se associato a sopracciglia folte, che anche quelle sono persone sempre col cazzo girato, ciao, proprio levate. Non assumeteli mai come dipendenti, perché... O non fatevi mai assumere da uno così, perché vi romperà il cazzo a vita, e non sposatevelo mai, ovviamente. Persone con gli occhi a mandorla sono persone capricciose che sbalzano tra malinconia e entusiasmo. Insomma, una bipolaritude level pro. Che bellitudine. Tra l'altro, leggende narrano che i fidanzati e i mariti delle persone con gli occhi a mandorla sono i primi a suicidarsi nella storia. Che giustamente, poveri scele. Ora parliamo del colore degli occhi. Pensavate del culo, eh? No, degli occhi. Allora, persone con gli occhi neri sono nervose, ansiose e con voglia di dominare il prossimo. Insomma, delle personcine adorabilissime. Persone con gli occhi azzurri sono persone che si impegnano a fondo in ogni cosa che fanno. Quindi mi sorprendo che Siegfried non abbia gli occhi azzurri perché mi sembra uno che comunque vada parecchio a fondo alle situation. Che funny! Persone con gli occhi verdi sono nervose, incazzose e sensuali. Inoltre, le persone con gli occhi verdi hanno spesso capacità ipnotiche che non sempre sanno sfruttare a loro favore. Te pareva? Cioè, una gioia è arrivata, ma non la so sfruttare a mio favore. Yeah! Persone dagli occhi cerulei sono irresponsabili, viziose e deviati sessualmente. Quindi, persone dagli occhi cerulei in ascolto, commentate qua sotto per farvi sfottere da tutti noi, ovviamente. Persone dagli occhi grigi sono intelligenti, organizzate, ottimi osservatori con i piedi per terra. Sì, dai, altri complimenti, secondo me l'hanno fatto perché tanto quante persone con gli occhi grigi ci sono al mondo? Due, tre. No, vabbè, due, tre lo dico per ridere, però sono molto poche, quindi... Ma sì, sbizzarriamoci con i complimenti, tanto che cazzo c'è. Persone con gli occhi castani sono persone realistiche, pratiche, con molto autocontrollo e usano più la ragione del cuore, insomma che pesantitudine sti occhi castani. Andiamo avanti con il naso. Oh, come cazzo ho fatto a farmi male al dito per fare così veramente l'arachititudine? Persone con il naso grosso sono persone energiche, autorevoli che difficilmente rinunciano alle proprie idee. Se si tratta di uomini vale anche il detto che di naso abbonda, di cazzo sfonda. Comunque non è vero perché io ho un naso di merda e non mi sembra di essere energica, cioè mi stanco a ruttare. Comunque, persone con il naso grosso ma dalla punta stretta. Non confondetevi con il cazzo, eh? Stiamo sempre parlando del naso. Sono persone curiose che ricorrerebbero ad intrighi e piani complicati pur di ottenere il loro scopo. Belle personcine! Persone con il naso grosso, stretto e all'ingiù. Sono soggetti freddi come l'ona di Deledi, malinconici, pessimisti, diffidenti, avvarani di sentimenti. Insomma, siete la cosa più bella che esista al mondo dopo la merda. Persone con il naso largo sono persone forti, dinamiche, coraggiose e con tanta voglia di affermarsi. Oh, molto bene. Persone con il naso piccolo sono un po' dei cretini sostanzialmente, cioè non c'è modo per dirlo in modo più elegante. Siete dei cretini e sono anche pigri che in confronto io sono Fiona May, cioè fatevi un quadro della situation. Persone con narici larghe, ciao pezzolo, sentiamo cosa sei. Sono persone estroverse, dinamiche, curiose, sensuali. Sensuali.
Dani? No, non c'è quel quadro che non cosa. No, non è possibile. No, 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 no. Forse se le spannocciate lui per risultare sensuale. No, non è possibile. Persone invece con narici strette che sembrano così, che non vogliono respirare la puzza di merda che avete lasciato voi. Sono persone propense allo studio, alla malinconia e alla depressione. Beh, te credo, cioè, passare un'esistenza a non potersi scaccolare. Chi è che non diventerebbe depresso? Neanche i semafori possono scaccolarsi, che gli serve uno stuzzicadenti. Giustamente, porre stelle. Ora passiamo alle caratteristiche della bocca. Allora, le persone con la bocca spinta in avanti, tipo a buccio di culo di gallina, a duck face, sono persone diffidenti, di cattivo umore perenne e sempre pronte a mettere in discussione ogni cazzo che fanno le altre persone. Mamma mia, la pesantitudine anche qui. Persone invece con la bocca rientrata o hanno mangiato 16 limoni e quindi si sono rattrappiti, o hanno 916 anni, oppure sono persone invidiose e avare. Ocio, ocio e ocio, le persone con la bocca risucchiata. Persone con labbra sottili sono astute, avide, intriganti, ma fanatiche. Boh, che cazzo mi significa? Non lo so. Persone con labbra piccole, grosse e tonde, così. Sono persone vigliacche e superficiali. Che bellanza! Poi, labbro superiore sporgente. Così, sono persone buone e pucce, cioè adorabili. Cercate persone con un labbro del genere, che non sia ovviamente Valeria Marini perché se l'ha rifatto, non valgono i baci stellari, teli, e amatele per sempre perché sono le persone più buone e pucce del mondo. Mentre le persone con labbro inferiore sporgente, cioè così, sono persone gelose, bipolari fino al midollo, diffidenti, portano rancore e sono talmente tirchi che se tu vai in casa loro ti chiedono di restituire l'aria che hai respirato nel loro abitacolo. E queste tutto, ditemi se ci ho acchiappato, tra virgolette, ma non è che ci ho acchiappato io perché l'ho cercato nei libri, quindi se ci hanno acchiappato e questo è tutto e c'è la fine. Ma perché sono così rincoglionita? Dovevo domandarmelo un bel po' di anni fa. Cosa?